Ansa Voice Stories, il racconto della settimana. Sono Francesca Brunati e per questa puntata di Voice Stories andiamo a Cremona. All'inizio non aveva dato troppo peso all'avanzata dell'epidemia, ma quando si è trovato faccia a faccia con il coronavirus ha avuto paura. Costretto a salire sul ring, si è ripromesso, come testimoniano i messaggi inviati a sua madre, di lottare e di rimanere in vita. Il suo corpo a corpo è stato duro, ma poi alla fine ha vinto. E ora è guarito, completamente. È la storia di Mattia, 18 anni, il più giovane paziente Covid ricoverato all'ospedale di Cremona, ospedale che ha lasciato il 16 aprile dopo 25 giorni di degenza e le cure ininterrotte di medici e infermieri che lo hanno adottato e coccolato. Questa è la lettera di dimissione in cui c'è scritto che la cura è le carezze della mamma. Mattia, simbolo che dal coronavirus si può guarire, è arrivato in pronto soccorso il 21 marzo scorso. Il medico che lo ha visitato si è accorto subito che respirava male. Aveva anche la febbre e dal suo sguardo si capiva che chiedeva aiuto. Data la sua giovane età, immediatamente è stato sottoposto all'attacco. Dopodiché è stato addormentato, intubato per giorni, fino a quando ha cominciato a stare meglio. Quando mi sono risvegliato, avevo dentro, avevo un vuoto. Poi quando ho visto gli occhi commossi degli infermieri, avevo capito che avevo appena superato la prima fase di questo virus, che era anche la più critica. È stata una grande lotta per me. Dalla terapia intensiva è poi stato trasferito nel reparto di pneumologia, dove ha fatto passi da gigante. Si è ripreso completamente. I tamponi hanno dato esito negativo e quindi è potuto tornare a casa. Adesso mi sento veramente bene. Ho superato questa grande battaglia e vado avanti con la mia vita, avendo la consapevolezza di essere maturato e avere maggiore forza dentro di me. Ora che è guarito, Mattia è il primo ad ammettere, forte della sua giovane età, di aver sottovalutato il coronavirus. Per questo, soprattutto ai suoi coetanei, lancia un messaggio. Consiglio di attenersi alle regole che vengono anche dette al telegiornale, poiché questo virus può essere veramente cattivo se ti prende veramente. E appunto vi consiglio di stare in casa e mantenervi alle regole che vi vengono date. Dunque Mattia ce l'ha fatta, ma per vincere la lotta è stata davvero dura.